Ecce quam bonum et quam jucundum habitare frates in unum. Tommaso da Celano, nella lettura che abbiamo ascoltato all'inizio della nostra celebrazione, ci ha presentato una descrizione idilliaca della vita dei primi frati, che mettevano al centro della loro vita e delle loro attività di evangelizzazione l'amore che nutrivano vicendevolmente l'uno per l'altro. Il Celano capisce che finché i fratelli non vivono la fraternità come elemento centrale e unificante della vita evangelica, non possono fare esperienza della pienezza del dono dello Spirito di Dio che opera nell'ordine. È chiaro che il Celano cercare di distogliere l'attenzione da quelle esperienze fallimentari dei fratelli che vivono la verità radicale della loro vocazione in semplicità, umiltà e rispetto reciproco, promuovendo il bene dell'altro e non i loro progetti e bisogni personali. Perciò il Celano era preoccupato di aiutare i frati ad approfondire l'esperienza vissuta di identità, fraternità e missione, proprio come noi, radunati qui per il capitolo generale, cerchiamo di fare. Per il Celano, i frati minori sono chiamati a incarnare la loro vocazione evangelica come discepoli che si radicano in una personale esperienza del Signore Gesù crocifisso e risorto, proprio come ha fatto San Francesco. Sono invitati ad ardere di amore vicendevole, ad esprimere quest'amore attraverso azioni concrete, a condividere quest'amore con tutti quelli che incontrano e a dimostrarlo nel modo in cui si prendono cura del creato amato da Dio. Pertanto, il Celano rende chiara la relazione principale e fondamentale sulla quale si deve costruire il dono e la sfida della fraternità, il legame di amore assoluto e incondizionato con il Signore Gesù e la fiducia totale in Lui. Questa relazione fondazionale viene abbracciata appieno da Francesco ed è ciò che dirige ogni sua azione e ogni sua singola scelta. È proprio questa relazione fondazionale che lo ha condotto a sperimentare in profondità la Trinità come circolo di amore e di misericordia, al quale tutta l'umanità e tutto il creato sono invitati a partecipare. Il documento post-sinodale Vita Consecrata chiarisce questa esigenza radicale. Dobbiamo necessariamente entrare in una relazione intima di amore con il Signore Gesù risorto e di fiducia in Lui, che se vogliamo che la nostra vita venga trasfigurata e trasformata da Dio con Gesù. Qualsiasi forma autentica di discepolato deve fondarsi sull'esperienza di intimità con il Maestro, dove vediamo solamente Gesù. Solo quando la nostra vita si radica nell'amore eterno del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, diventiamo capaci di vedere oltre i nostri limiti e peccati personali, di vedere oltre i limiti e peccati dei fratelli e di riconoscere il mistero della grazia, dell'amore
e della misericordia incontrollabile di Dio, che si consolano nelle difficoltà e ci sfidano a vivere nella libertà dei figli di Dio. In el Evangelio, según San Juan, hemos escuchado la discursos de despedida en los que Jesús revela la profundidad de su amor por sus discípulos y por toda la humanidad, y promete no abandonarlos nunca ni dejarlos nunca huérfanos. La invitación a vivir en comunión íntima con Él non si rifiere solo a nosotros come individuos, sino che esta dirigida a tutta la comunità de fe, la Iglesia. Por extensión, esta misma invitación está dirigida también a nosotros, hermanos menores. También nosotros estamos llamados a vivir en intimidad de vida el uno con el otro, para recibir el don de hermano como un seño sacramental de la presencia de Dios en nuestro mundo y para encarnar nuestro compromiso radicalmente evangélico con pasión, con compasión, con alegría y con un amor incondicional por los hermanos y por la fraternidad universal que se alarga para incluir a toda la humanidad y a toda la creación. We are reminded that our call as disciples is to become children of light, of truth, of love, filled with the passion for the kingdom of God and for sharing with others the gift of faith that we have received and which we continue to nurture. When the Advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify to me, and you will also testify because you have been with me from the beginning. My brothers, during this general chapter, we are called, indeed challenged, to seek the truth with love and compassion. We are challenged to examine our lives, the quality of our commitment to live in radical dependence on God and radical interdependence with one another in the fraternity of faith-filled disciples. We are challenged not to be satisfied with the status quo in the life of the order, but like the Apostle Thomas, to probe the wounds of Christ, the wounds inflicted by a lack of trust, respect, open communication, honest dialogue, zeal, unconditional faith, economic transparency, and all other wounds. It is the Advocate, the Spirit of God, who is always with us, who seeks to make manifest the glory and love of the Father for each of us, and who will give us the grace necessary to undertake this journey towards eternal life for which each of us longs. But we must let go of all that is not of God, all that distracts us, all that causes fear, anger, or any other feelings that keep us from allowing God to instruct and guide us during these days of chapter. Perhaps what we need in this chapter is a spiritual tsunami that will enable us to arrive where the Spirit of God might be leading us. As the Gospel makes so abundantly clear, the promise of the resurrection provides us with the spiritual courage to take up the cross daily and follow in the footprints of our Lord Jesus Christ. This following of Jesus is expressed concretely in the daily living out of our Franciscan religious profession, through our commitment to build fraternities of salt and light, and through our going out to the existential peripheries and there proclaiming truth and the good news of God's unconditional and limitless mercy and love. The Spirit of God will bring to fulfillment
the promise of God in our lives and in the life of the order, if we remain true to His word, true to the life we have been called as friars and lesser ones, willing to humble ourselves before God and one another, begging for forgiveness, lifting one another up, and walking together toward the promise of the kingdom of God. I have told this, all of you this, so that you may not fall away, Jesus tells his disciples, and he tells us, the members of the general chapter, and all the brothers of the order. We all have a share in the glory of God. We are beneficiaries of the unfolding love of God, expressed through the loving commitment of Jesus the Son, and fulfilled through the gift of the Spirit, the true minister general of the order that has been given to each of us and to all of the brothers. May we grow in the confidence of the Spirit, trusting that God is present here with us, that God will lead and guide us, bringing about a renewal of our minds and our hearts. Ecce quam bonum et quam jucundum. Queridos hermanos, concluyo haciendo mía la oración final de San Juan Pablo II en Vita Consecrata. Oremos. Espíritu Santo, amor derramado en los corazones, colma nuestro corazón con la íntima certeza de haber sido escogidos para amar, alabar y servir. Haznos gustar de tu amistad, llénanos de tu alegría y de tu consuelo. Ayúdanos a superar los momentos de dificultad y a levantarnos con confianza tras las caídas. Haznos espejo de la belleza divina. Danos el arrojo para hacer frente a los retos de nuestro tiempo y la gracia de llevar a los hombres la benevolencia y la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.